Ciao! Oggi voglio portarti con me in un viaggio attraverso il paesaggio naturale. Faremo insieme delle scoperte a colori. Ci credi? Mettiti comodo e lasciati trasportare. Innanzitutto vediamo le principali caratteristiche del paesaggio naturale. Ricordi? Abbiamo parlato della pianura, che è una distesa pianeggiante. La collina, che è tondeggiante. La montagna, che è molto alta e a forma appuntita. Le loro differenze stanno soprattutto nel rilievo, cioè nella loro altitudine, e cioè nella loro altezza rispetto al livello del mare, che costituisce la base dalla quale viene misurata l'altezza. A livello del mare abbiamo le spiagge. Poi, fino ai 200 metri abbiamo la pianura. Fino a 600 metri abbiamo le colline. Oltre i 600 metri ci sono le montagne. Ed ora osserviamo meglio. Queste sono le spiagge, dove andiamo a giocare o a prendere il sole. Poi ci sono le pianure e le colline, ambienti ideali per la costruzione di abitazioni e dove si trovano molti paesi e città, ma sono luoghi ideali anche per le coltivazioni dei campi. Dunque, nelle pianure e nelle colline ci sono molti elementi antropici, cioè introdotti dall'uomo. Ci sono poi le montagne, che hanno cime rocciose e coperte di neve. Sulla vetta ci sono i ghiacciai. Il clima freddo e le caratteristiche del terreno rendono difficile la costruzione di abitazioni e di strade. Essendo un ambiente poco adatto alla vita e al lavoro dell'uomo, prevalgono elementi naturali rispetto agli elementi antropici. E adesso passiamo ai colori. Per questo osserviamo una carta geografica. Infatti, le carte geografiche sono colorate. E i colori non sono messi a caso. Andiamo a vedere. Con il verde chiaro vengono rappresentate le aree della bassa pianura fino a 100 metri. Con il verde più scuro, la pianura fino a 200 metri. Con un colore che va tra il verde e il giallo, la collina fino ai 600 metri. Con il marrone chiaro si rappresenta la montagna fino ai 2000 metri e con il marrone scuro le montagne oltre i 2000 metri. Osservate, in Italia montagne altissime si trovano a nord, cioè nella parte alta di questa immagine. Queste montagne si chiamano Alpi. Se osserviamo bene, troviamo il marrone scuro anche al centro dello stivale, dove c'è il Gran Sasso d'Italia. Ora osservate l'azzurro del mare. Vedete che è sfumato? Il colore più chiaro indica che il mare è poco profondo. Il colore più scuro indica che il mare è più profondo. Ma quante cose hai imparato oggi? Corri, vai a prendere carta, penna e colori e realizza questo, il tuo grafico dei paesaggi, per avere un ricordo di questa esperienza insieme, di questo tuo viaggio attraverso i paesaggi naturali.